Il primo obiettivo Roberto Breda lo ha colto, ridare morale alla squadra in pochi giorni, rivitalizzarla in vista di un match già delicato. Poi sono arrivati 3 punti, frutto di una buona prova ma anche delle lacune tecniche e non dell'Ascoli. Se i primi giorni sono serviti a rimotivare il gruppo, ora il lavoro del neotecnico del Pescara può proseguire nell'intento di dare una impronta diversa al gioco e sfruttare al meglio le qualità della rosa. Nel frattempo, i meriti del tecnico trevigiano sono evidenziati dall'esperto centrocampista Mirko Valdifiori. Il mister Breda ci ha trasmesso subito la sua tranquillità, ma anche la sua fiducia nei nostri confronti. Ha usato parole magari che ci è entrato dentro, che ci ha fatto capire, appunto, come ti ho detto prima, il momento che stavamo vivendo e che magari dovevamo, sin dal primo giorno con lui, cercare di venire fuori da questa situazione. Quindi abbiamo fatto il primo passo, sappiamo che la strada è ancora lunga, che anche dopo la vittoria di Cittadella non siamo riusciti a dare continuità a quella vittoria, e quindi da oggi iniziamo a prepararci bene, perché vogliamo dare continuità a questa vittoria fatta con l'Ascoli già da sabato col Vicenza. Un impatto, secondo Valdifiori, che ha ridato positività al gruppo. Venerdì sera, appunto, la squadra, tutti, chi è entrato, chi era fuori, ma anche attorno alla squadra c'era proprio un atteggiamento di un ambiente, appunto, che vuole tornare a respirare aria pulita dopo magari un inizio di campionato molto difficile. Gli piace giocare molto in verticale. Anche a me personalmente il gioco mi è sempre piaciuto, perché gli anni, tra virgolette, migliori che ho fatto sono stati quelli, appunto, giocando in verticale con mister Sarri. Quindi anche il secondo gol, che è stato, sembrava una semplice ripartenza, però era stata una giocata preparata durante la settimana, e quindi questo fa piacere, perché quando provi le cose sia a livello offensivo che difensivo e te le ritrovi poi in partita, che ti dà beneficio, ti danno stimolo in più e ti dà ancora più autostima nel riprovarle al meglio. Questa sarà una settimana fondamentale che porterà non solo al match di sabato all'Adriatico Cornacchia con il Vicenza, un potenziale scontro diretto tra due squadre che al momento devono guardare alla salvezza, ma anche alla partenza di un vero e proprio tour de force. Da sabato le squadre di Serie B giocheranno 7 partite in 23 giorni. Turni nel weekend e infrasettimanali si susseguiranno fino a lunedì 4 gennaio, quando il campionato si fermerà per poi riprendere il 16 gennaio con la penultima di andata. Fra rientri dalle trasferte, sedute di recupero post-gara e di rifinitura, per gli allenatori in pratica non ci sarà più possibilità di lavorare sul campo e limare i difetti. Breda lo sa che i risultati vanno massimizzati per poi arrivare all'apertura del mercato, e in quella sede la società potrà ritoccare l'organico in base alle esigenze del tecnico. Il primo obiettivo già dichiarato dal presidente Daniele Sebastiani, in attesa di capire cosa ne sarà di Asensio, è prendere un centravanti, nella speranza, aggiungiamo noi, di non arrivare ancora una volta a fine mercato con un pugno di mosche in mano. Ritornano ancora gli accostamenti ai vari Ciofani e Ceravolo, dati in uscita da Cremona, e Dionisi in rotta con il Frosinone. Come Asensio, anche gli altri infortunati, Drudi, Masciangelo e Del Favero, torneranno nel 2021. Per il resto non rimane che sperare nella salute di Damir Seter, il colombiano dai muscoli fragili, ma che quando c'è risulta decisivo. Con tutti questi impegni ravvicinati, gestirlo ed evitare ricadute di infortuni sarà fondamentale.